Il Salento, terra degli antichi messapi, riserva al turista itinerari di rara bellezza che si estendono dalla natura al patrimonio archeologico. Il nostro viaggio inizia ad Oria, tra civiltà antiche e percorsi di pellegrinaggio religioso. Arrivati alla cittadina di Oria, oltre a tutte le testimonianze archeologiche e messapiche, si può vedere il castello Normanno Svevo, che è uno dei più famosi in tutta la regione Puglia perché ha anche ospitato l'imperatore Federico II. Chiaramente abbiamo anche la presenza all'interno della cittadina di Oria, quello che è l'elemento invece legato più alla fede, le testimonianze religiose. Tra queste abbiamo le cappelle esterne alla città, al centro urbano, come Santa Maria di Gallana, San Pietro di Crepacore a Torre Santa Susanna ed altri monumenti particolari come il santuario di San Cosimo della Macchia. Ma abbiamo anche all'interno proprio della cittadina la cattedrale. La cattedrale è diocesi di 11 comuni del territorio che all'interno ospita la cripta delle mummie, unico elemento in tutta la Puglia in cui potete vedere della mummificazione iniziata alla fine del 1400 e perpetuata fino al 1856. Nella cittadina di Oria, nel comune di Oria, troviamo anche la presenza dell'importantissimo santuario di San Cosimo della Macchia, che è un luogo di devozione, di pellegrinaggio ancora fra più diffusi in tutta la nostra Puglia. È un'area che ospita, soprattutto nel mese mariano, tantissimi pellegrini presenti da tutta Italia. E oltre alla parte devozionale, quindi la grande fede e una dimostrazione nei confronti di due santi medici, c'è anche la possibilità di poter visitare un mercatino, quindi la presenza anche turistica. Ci troviamo nelle riserve naturali del litorale tarentino orientale del territorio di Manduria. In questo momento ci troviamo nella Salina dei Monaci. Alle mie spalle un bacino di acqua salata dove un tempo i monaci, già a partire dal 1200, hanno coltivato il sale. Oggi questa salina si è trasformata in un'oasi protetta che spesso ospita animali protetti come i fenicotteri rosa, cavalieri d'Italia, e in qualche modo diventano il panorama di suggestivo per le vostre vacanze. Nel nostro percorso non possiamo dimenticare la cucina salentina, da sempre nota per le deliziose ricette che oggi si presentano con nuove interpretazioni rispettando però la tradizione. Benvenuti alla masseria palombara, masseria storica pugliese tra Manduria e Taranto, 100 ettari di coltivazione biologica dove facciamo oltre all'agricoltura anche ricettività con 18 stanze, una spa e un ristorante. Ristorante, menù stagionale, nel senso che seguiamo il raccolto del nostro orto biologico. Questa sera abbiamo preparato per voi un piatto che rivede un po' la tradizione pugliese, nel senso l'orto e il mare insieme, un vermicello al nero di seppia con tagliatella di seppia su vellutata di peperoni. Buonasera, siamo da Corrado Ristorante
Io sono Salvatore Candeliere, lo chef. Vi presento oggi la nostra versione del polpo con ingredienti semplici fatti in maniera un po' più particolare del solito ed è un polpo cotto a bassa temperatura e scottato in padella con della julienne di sedano, cappero, gel del pomodoro in due strutture, sia in gel che in crema, polvere di olive, polvere di sedano e polvere di prezzemolo. Stasera presentiamo il banchetto delle nove cose, sempre legato al cammino dei pellegrini. Le donne dell'Alto Salento si dilettavano a preparare nove pietanze povere in modo da poter affrontare con tranquillità il lungo cammino. Le nove pietanze solitamente consistevano nella puccia rustica fatta di farina di grano e ripiena di cipolla, olive nere e scalora. Poi una frittata fatta con uova, ricotta e menta, le melanzane grigliate condite con olio e sale e menta, il pane che accompagnava tutti i piatti, i peperoni fritti, le fave e la verdura, fave e foglie, noi diciamo qui, quindi solitamente le bietole oppure gli zanguni. E i finocchi e poi come frutta l'uva e poi per finire come dolce una crostata fatta con una confettura d'uva fatta in casa. L'unica bevanda che accompagnava le nove pietanze era il vino primitivo secco che ogni famiglia produceva in proprio. Anche se siete italiani. Benvenuti alla cantina Produttori di Manduria. All'interno della cantina un percorso ipogeo nelle vecchie cisterne vinarie per visitare il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, un percorso suggestivo per ricordare gli uomini e le donne che hanno fatto la storia di un grande vino, il Primitivo di Manduria. Si possono degustare i nostri vini di produzione con gli autentici sapori della gastronomia contadina. Davanti alla chiesa di San Pietro Mandurino, all'interno del parco archeologico delle Mura Messapiche. All'interno dell'area archeologica si può vivere il mondo dei Messapi partendo con il Fonte Pliniano, un'area importantissima sin dall'epoca messapica, era una grotta all'interno della quale si può scendere dove i Messapi celebravano i loro riti religiosi. All'interno del parco archeologico di Manduria si può anche vivere l'emozione di camminare all'interno del fossato di una delle cinque mura
murarie più grandi, meglio conservato in tutta la Puglia. Si può vedere la cinta muraria più esterna e quella più interna del V secolo a.C. Si completa il giro visitando l'area della necropoli, una delle più grandi necropoli di Europa, con quasi 1300 sepolture. Si completa il giro vivendo l'emozione di San Pietro Mandurino, questa cripta medievale che nasconde quelli che sono i sentimenti e le emozioni vissute dai monaci basiliani, ma all'interno della quale è possibile vedere persino una tomba a camera messapica. Durante il percorso che i pellegrini compiono all'interno del nostro territorio non può mancare anche la sosta nel famoso castello normanno svevo di Mesagne, che ci mostra sia la bellezza artistica ma anche la fortificazione storica del 1300 degli Orsini del Balzo. Sempre all'interno del nostro castello c'è la possibilità di visitare anche una piccola cappella devozionale della famiglia che è feudataria del 1600. Sul cammino dei pellegrini nella zona vicino al comune di Oria non può mancare la visita della casa del beato Bartolo Longo, colui che ha iniziato la costruzione del santuario di Pompei e la famosa supplica dedicata alla Madonna del Rosario, che ancora tutt'oggi si svolge in tutto il mondo, la prima domenica di ottobre. Benvenuti a Masseria Cuturi. Masseria Cuturi è una struttura che è collocata nella riserva naturale dell'area ionico-salentina e si estende su 300 ettari, dove ci sono 37 ettari di vigneto coltivato in maniera completamente biologica, 80 di olivi, grano, cereali, produzione di miele, un frutteto. Le attività che è possibile fare in masseria sono innanzitutto le degustazioni dei nostri prodotti completamente biologici, vino e olio. È possibile effettuare le degustazioni sia a bordo dei nostri 37 ettari di vigna o ancora nei nostri campi di ulivi millenari o infine nel nostro bosco sotto le querce e i lecci millenari. Abbiamo 10 stanze di diverse tipologie e per ogni esigenza e un'area comune per il breakfast che può essere consumato sul nostro terrazzo panoramico o nell'androne storico nel corpo centrale della masseria. Benvenuti nel ristorante Gusto Primitivo. Questa sera abbiamo preparato per voi riso, patate e cozze, che è un piatto cardine del nostro ristorante. Non è altro che un guazzetto di cozze alla mediterranea, una spuma di patate leggermente acidula e il riso viene essiccato in forno e poi soffiato a olio bollente, una foglia di basilico e un pomodorino fritto. Il nostro viaggio tra natura, storia e sapori è terminato, ma torneremo per scoprire altre nuove meraviglie in questa terra ricca di innumerevoli tesori.